Lesnar. Il prossimo vabbè, match non commentiamo. E che singles match? Perché ci sono tanti singles match. Marco, sono... ho la tremarella alle mani a dire questa cosa. Mi sta venendo la pelle d'oca. Signore e signori, nel main event, il primo main event di Squash a Jobber, il primo che andiamo a vedere, è un primo per tanti motivi. È l'ha detto J-Bad, Francesco Attira. Lui è in questo momento il wrestling italiano nel mondo, è il primo wrestler cresciuto in Italia, il primo wrestler allenato in Italia ad essere arrivato alle vette più alte del wrestling mondiale. Lui è campione di coppia junior della New Japan Pro Wrestling, Francesco Akira, il nostro ragazzino dei capelli rossi. Il suo avversario non è assolutamente da meno, signori, No, è grandissimo avversario. Ed è un lottatore che io seguo da tempo, che rispetto infinitamente e che ho visto cambiare davvero tanto. E allora presentacelo tu, dai. Presentacelo tu, appena arriva, appena esce, quando... appena si vede il volto. Eccolo. Anche lui del Giappone. Lui è nato original. Il giapponese original di Yokohama, cresciuto nel leggendario dojo della New Japan Pro Wrestling, formato nel fuoco della battaglia. Lasciamo parlare un attimo di Jaynard. Un'escursione cominciata, se non erro, 2 anni fa, l'ha portato in Europa e gli sta facendo fare il giro di tutti i paesi del continente. Sta affinando le sue armi, armi che erano già, voglio sottolinearlo, estremamente affilate prima che partisse. Ha sempre dimostrato una grande atleticità, un grande atletismo, ma era decisamente più piccolo, è diventato molto grosso ultimamente, ma soprattutto ha sviluppato una presenza, una sicurezza in se stesso che prima non aveva. Lui ha lottato in alcuni degli show più importanti dell'annata New Japan Pro Wrestling, chiaramente nei primissimi incontri, quelli dedicati agli Young Lions. Lui sa cosa vuol dire stare davanti a un grande pubblico, sa cosa vuol dire stare davanti a un piccolo pubblico, si sta costruendo un'esperienza e un palmares di tutto rispetto, e oggi si trova davanti un avversario che saprà tenergli testa, nonostante la differenza di peso, che vi assicuro verrà in gioco ad un certo punto. Oggi siamo di fronte ad un incontro storico e sono contento che il pubblico sta ricordando chi lo sta organizzando, perché questo veramente va segnato. In qualsiasi parte del mondo questo è un main event degno di questo nome. Francesco Akira, Yotatsuji. Non si può dire altro. Yotatsuji è già stato in Italia, tra l'altro. Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. No, ho menzionato il fatto dell'Europa, ma più importante per il nostro caso, lui si è girato l'Italia e da nord a sud. È stato in Lombardia, è stato in Campania. Sì, tra l'altro, sì, hai detto Young Lion, ha spesso combattuto nei primi match della card della New Japan, che è assolutamente vero, però intanto ha comunque avversari come Kota Ibushi. Ah, senza dubbio, senza dubbio, si è trovato, se non sbaglio, anche a supplire in ruoli che di solito non sono richieste di Young Lion, quando per esempio c'erano delle assenze, ma anche ha avuto appunto questa opportunità contro Yotatsuji, cioè contro Kota Ibushi, di cui sicuramente avrà fatto tesoro, sono nomi che oggi noi vediamo nei main event della New Japan e che
sicuramente gli hanno insegnato molto di più rispetto a quanto potrebbe essere un normale wrestler che sta venendo su e che sta imparando. E questa è anche un po' la magia della New Japan Dojo, cioè quando sei uno Young Lion hai questa possibilità, hai questa interazione, e quindi anche per questo sei più pericoloso di tanti altri tra virgolette rookies con i quali ci si potrebbe imbattere. Assolutamente, voglio dire, uno che è stato sul ring con Hiroshi Tanahashi, non c'è niente, non si può dire niente, vero? No, assolutamente, assolutamente. L'abbiamo menzionato anche prima con Chris Dickinson. Infatti, però, però il suo avversario è Francesco Akira. Il suo avversario è Francesco Akira ed è uno che sa esattamente che cosa vuol dire fare una gavetta, cioè sa il significato di una gavetta. Ha speso la maggior parte del suo tempo in Giappone, nella All Japan Pro Wrestling, oggi in New Japan, fa parte della stable United Empire con Will Ospreay, non esattamente un nome da zero. Ma Francesco Akira ha anche combattuto, intanto ha vinto titoli in Italia, ha combattuto in OTT in Irlanda, ha combattuto per titoli senza vincerli in Saint Championship Wrestling in Scozia, quindi è un atleta di livello mondiale, assolutamente. Ormai sì, e vederlo tornare, vedercelo ritornato da noi è un'emozione veramente difficile da descrivere. Ora arm drag, scambi di arm drag, Yotatsuji, sì. Akira, l'agilità di Akira, tentativo di head kick da parte di entrambi, si specchiano in questa fase di incontro. Sì, si bloccano, si evitano. Questa è proprio l'intelligenza, due che loro vivono sullo stesso ring in questo momento, sono entrambi della New Japan alla fine nel cuore. Quindi hanno qualcosa in comune, però hanno anche una differenza importante. Il fatto che Akira è di fronte al suo pubblico in questo momento. Il pubblico sì, che gli dà il bentornato in casa. The house that Akira built. E non sto parlando di squash and jobber, sto parlando per tanti aspetti, magari ovviamente non solo lui, ma del wrestling in Italia, per tanti aspetti. Negli ultimi anni di sicuro. Vedete, Akira ricorda la differenza di peso, ma dimostra di aver imparato anche qualcosa dai suoi colleghi moralmente discutibili della United Empire. Ora Head Scissors, bellissimo, attenzione, continua, lo trascina letteralmente per terra con la forza delle caviglie. Ora Yotatsuji ha bisogno di respirare, Yotatsuji si deve fermare un attimo, prende una pausina fuori dal ring e si piglia un bellissimo topè. Bruciare, che ora è la catchphrase di Akira appunto in Giappone. Effettivamente lui, Fireball Francesco Akira. Eh sì. Guarda. E qui una mazzata in mezzo alla schiena. Portano l'incontro. Siete sicuro? Ognuno adesso avrà l'onore di vedere Francesco Akira e Yotatsuji combattere di fronte a sé. A meno di un metro, a meno di due metri, cambio di il pubblico colpi. Potrebbe toccarli, non fatelo se è capitato in prima fila, non toccate il resto. Intanto qua Tsuji chiede alla gente di spostarsi. Regole generali per la vita, non toccare la gente senza che ti dia il suo consenso. Sì, soprattutto gente grossa e cattiva che è lì per esatto, fare botte. Esatto, t'asfaltano. Aia, attenzione, io ho paura. Yotatsuji ci prova, Akira no. Reverse e lo scaraventa lui in mezzo alle sedie. Eh sì, qui non posso evitare il mio cuore per Akira qua, Ecco qua, guardiamo questo la nostra di curva. Amici. Daniele Saccon, saluto. Paolo Dreaming Corbetta. Salutamente. No, ma lo dico con invidia perché io nemmeno quelle potrei. Attenzione a Akira. Attenzione a Akira. Gli steps. Le scale. Cross body. No, è la forza di Yotatsuji. Ve l'ho detto.
e lo butta e lo scaraventa via. Proprio lo butta via. È quello a cui accennavo in questi anni, in questo periodo in cui è stato in Europa. Lui non è che fosse piccolo prima di partire, ma è decisamente cresciuto, è molto più imponente da guardare ora rispetto a quando ce lo ricordavamo come uno Young Lion. Questo non è più lo Yota Tsuji che abbiamo conosciuto in quella fase della sua carriera. Cioè, alto è alto uguale, naturalmente, però ha messo su proprio fisico, puro fisico. Sì, sì. E non è il fisico da palestra perfetta, no, è il fisico di uno che combatte, il fisico di uno che sa far fatica, è il fisico di un lottatore. È il famoso, è il famoso puro physique, no? Cioè il fisico del puro resu. Cioè, esatto. Nel senso, è costruito proprio secondo certi precetti della lotta, delle arti marziali anche in Giappone, così non vedrai mai un fisico ultra scolpito, con tutto rispetto alla Chris Dickinson per esempio, no, ultra definito, così non è quella la cosa. Cioè, questa è una sostanza diversa, da come dici tu, da sollevatore, da lottatore, da wrestler. E Tsuji ha sfidato Akira a prendere la gomitata in faccia. Ma guarda. Ma neanche, proprio l'ha spinto via con quel piede. È vero, è vero. Irish Whip, gomitata, ora Akira è a terra, 1-2, ma due giusto accennato, Akira ancora vivo. Ben presto, sì. Troppo tasca presto. Direttamente in una chin lock, ora Yota Tsuji controlla il ritmo, sicuramente vorrà un ritmo un pochino più lento, vorrà poter controllare la cosa, applicare più mosse di potenza probabilmente, mentre Akira, lo sappiamo, fireball, è veloce, è atletico, è esplosivo. Appena parte non lo fermi più. Lui il fuoco ce l'hanno solo nei capelli, Akira. Esatto. Usa i secondi necessari. Sì, Yota Tsuji, quei 2-3 secondi in più per far male. Fa male. Ma ringraziamento più speciale va proprio alla Scotia Jobber, allo staff che ha organizzato questo show che sta finendo nella maniera più eccessa, e spero che questo match duri almeno un'ora. Going out with a bang. Yota Tsuji che sta facendo il superiore su Akira. Sta facendo vedere di aver preso il sopravvento. Non se lo può permettere, no. Non se lo può permettere. Troppa confidenza in se stesso. Che è giusto avere confidenza in se stesso, ma troppa non è il caso. Non farti fregare. E qui usa proprio la potenza. Certo che è facile fidarti di te stesso quando puoi dare delle legnate del genere. Sì, ma credo di aver visto una vertebra di Akira uscire dai denti, non so. È andata a farsi un giro a Yokohama. Over rilassata. Sì, un po'. Ci ha messo un po' troppo. Ecco. Ora prende la gamba. Non basta. Ah, l'avesse fatto subito Yota Tsuji, forse agganciare le gambe. Una possibilità. Chissà, sarebbe finito il match. Akira si regge il dietro della testa. La nuca. La nuca, l'alta schiena. Il pubblico chiama Akira, Tsuji lo prende in giro per questo. Tsuji deve capire molto. Gli sta facendo capire che li sta deludendo. Ma non credo che Akira stia deludendo nessuno. Qua infatti, guarda. Sappiamo tutti che il ragazzo ha una stoffa abbastanza dura da poter reggere l'urto di qualche calcione di un prepotente. E infatti. Guarda le mazzate, mazzone. Attenzione, Tsuji è pronto a fare qualcosa. Akira barcolla. No, lo stava aspettando. Corrono. Eccolo qua. E doppio stomp sulla panciona. Spettacolare, proprio l'agilità e l'esplosività appunto di Akira. Ne avevamo parlato prima, però anche qui, come abbiamo visto in un match precedente, ha preso quel secondo. Questa mossa non era per schierare Tsuji, era per lasciarla a terra per il tempo di recuperare. Akira aveva bisogno di prendere fiato. Adesso le corde, anche comodo. Tsuji è ferito, Tsuji sì. L'ha sentita quella. Anche questa le sta sentendo. E ora Akira prende un po' il suo ritmo. Accelera, sale sulla seconda corda.
chiama, lo inquadra, dropkick dietro la testa, dropkick alla schiena, alla nuca, alle spalle. Tsuji si rifugia fuori. All around a bad time. Akira, Akira vola, la ricorsa, flying rana direttamente contro gli scalini. Esatto, ha fatto, l'ha fatto rotolare contro i gradini. Secondo me è stata, l'ha fatto apposta, non l'ha fatto per caso. Akira, pensata, non, pensata. Prende rischi, non prende rischi di questo genere per niente. Akira sa cosa sta facendo. Eh sì, barcolla Tsuji, cross body, perfetto. Pensavo potesse essere comunque intelligente, visto immediatamente ha preso quella gamba. Akira ha preso quella gamba. Sì. Sa di non poter sottovalutare l'avversario, come Tsuji ha fatto con lui all'inizio, ma sicuramente non lo farà più, perché adesso Tsuji è in difficoltà seria. Deve riprendere fiato, ma non può dare troppo tempo a Tsuji. Esatto, non può lasciare che anche Tsuji riprenda fiato. Certo che con un fisico più grosso, con più muscoli, ci metti di più a riprendere fiato, e Akira lo sa. Akira lo sa benissimo, perché ha affrontato avversari più grossi di lui spesso. E infatti Tsuji ha recuperato abbastanza. Deve andarlo a prendere. Esatto. Ah, stomp. Bellissimo stomp, intelligente Tsuji. Dovrei dire brainbuster. Over. E anche qui non ha preso la gamba. Ma si vede, però si è alzato subito per andare. Forse una mossa di sottomissione. Akira però, Akira intelligentissimo, immediatamente prima infatti prima che Tsuji potesse fare qualcosa, immediatamente ha nuotato a dorso, verso le corde. E qui appunto Akira pallidissimo, con il nostro buon viso pallido, in questo momento in difficoltà. Cosa sta pensando? Tsuji, no, si fa male, no, si rompe. Queste sono cose. Akira resiste. Si prende un'ammazzata in faccia non da poco, e Akira cosa tenta di fare un tempo. Vabbè, intanto è tornato dentro, è andata bene. Bello! Dritto in faccia. E stavolta è Tsuji che barcolla. Prende una rincorsa, Akira, cerca di volare, si becca un calcione in faccia da fuori. Yota Tsuji presente, non, e stavolta aia, reverse suplex il ring fa ancora più male del resto del ring, esatto, fa lo spigolo, la parte più dura del ring è lo spigolo. Pubblico tifa Tsuji in questo momento. Yota Tsuji, beh, è difficile non apprezzare. Chiaramente sì, il pubblico ama entrambi, il pubblico vuole vedere questo match. Il pubblico vuole vedere un match lungo. Go! Con ogni probabilità vuole vedere la vittoria di Akira, ma è difficile non apprezzare. E di nuovo Tsuji che va a cercare. E stavolta Akira non ha la prontezza, non ha la possibilità di uscirne prima. Lo gira. C'è. Ricordiamo la Boston Crab. Bella. La mossa di sottomissione degli Young Lion. La mossa che forse ogni Young Lion conosce per prima e in maniera più importante. Quindi sa come applicarla. Ma Akira sa come resistere. Esatto, immediatamente alzato sulle braccia prima che Tsuji potesse portargli il peso sulla schiena, e alzato sulle braccia è riuscito a raggiungere le corde. Se avesse lasciato quel secondo in più a Tsuji per chiudere, per abbassarsi bene, per pesargli sulla schiena, era finita. Mettere tutto il peso, infatti quello è anche la cosa che poi fa la differenza tra vincere e perdere, tra resistere e non farlo, e il fatto che appunto Yota Tsuji non sia riuscito a chiuderlo dimostra anche che Akira ne ha ancora nella tanica, ancora la benzina, può ancora andare. Ma assolutamente, ha avuto proprio anche il tempismo in questo caso. Sì. Ancora, dai, Akira che lo sfida. Lo invoca, ne vuole ancora. Lo sfida, vuole farlo innervosire. Vuole farlo innervosire, chiaramente, però intanto si piglia un big boot in faccia. Però, che match, eh?
ancora Tsuji. Fissato Akira. Lo sistema lì, Tsuji. Forearm sotto il mento. E anche qui si nota proprio la differenza di stazza, di altezza e di stazza tra i due. Senza dubbio, senza dubbio. Anche Akira è cresciuto, sia chiaro. Non poco. È riuscito a mettere su della massa. Poi comunque è molto giovane, quindi nel senso è cresciuto per tanti aspetti negli ultimi anni. Attenzione, oh, Akira. Ci vola sotto. Attenzione. Sta arrivando, brutta faccia. Sì, adesso veramente dopo questo schiattatore in faccia, la faccia di Tsuji non vorrei più rivederla. Secondo me è spappolata. Powerbomb. Ce l'ha tutta. No. Tsuji no. Calcione. E adesso Akira, ci siamo. Prende la gamba. No, ancora. Tsuji qui ha fatto anche molta molta resistenza. Sì, assolutamente. Incredibile. Akira che chiama il pubblico. Per un secondo ha fatto il gesto, ma ha riportato 100% della sua concentrazione sul suo avversario. Che dici, lo finiamo? Direi che possiamo andare. Come attenzione Yota Tsuji. Come al ginocchio. Cover ancora Akira. Yota Tsuji ne esce. Ora però calcio degli addominali. Irish whip. Madonna, la potenza di Tsuji. Ginocchiata in faccia Yota Tsuji. 1, 2, no, non basta. No, ancora niente. Ancora ne esce Akira. Incrocia le gambe, driver direttamente sull'alta schiena. No, non basta. Questo era un 2,99, Questo era un 2,99. Molto vicino. Qualcuno l'avrebbe chiamato 3, qualcuno l'avrebbe chiamato 2. Chissà se Akira non fosse... Se non fossimo in Italia, forse Akira non avrebbe avuto l'energia, Non avrebbe avuto l'energia di uscirne. Quel mezzo secondo, quel centesimo di secondo in più è la vibrazione del pubblico della squash jobber. Il fatto che sa che deve vincere. Ti deve dare qualcosa. Deve dare di più. Non deve dare qualcosa, deve dare di più. È ancora un calzone in faccia. Se c'è qualcosa che impari in Giappone è lo striking e vedere Yota Tsuji, ma chiaramente anche Akira, per il tempo che ci ha speso mettere in mostra quei colpi, è abbastanza da far venire i brividi al più temerario. Assolutamente. Che match. Schiaffone sulla schiena. Fight forever davvero, Commenti del pubblico. Il pubblico non si può farlo tacere. Il popolo parla. Body slam. 2. Al tappeto, no. Akira. Se qualcuno ha bambini, chiediamo scusa per il nostro pubblico, ma il pubblico è genuino. Il pubblico è sanguigno. Esatto. E il pubblico ci tiene. Ora. Ancora su. Sta pensando. No. Vertebreaker? Sì. Forse sì. No, una sottomissione. Addirittura. Molto interessante, però non riesce a tenere troppo a lungo Tsuji. No. Senta ora con lo spinning knee, side kick, ora un super kick da parte di Yota Tsuji. Lo solleva, in fireman's carry. No, Akira, attenzione, intelligentissimo Akira. Piantato a terra. Tsuji che si alza in piedi, dicendo no! Ne ho ancora! Serrana, carica il braccio, Yota Tsuji, chicken wing! Fireplex! E non basta! Visto il fatto Tsuji che non sia riuscito. È riuscito nell'atterraggio a sbilanciarsi un pochino da un lato per rendere più facile l'uscita. Fosse stato preciso, non fosse riuscito a spostarsi sulla sua destra di quel millimetro, probabilmente il match sarebbe finito.
è riuscito, è molto intelligente Tsuji, in quel momento è stato proprio il pensiero in volo. Akira probabilmente abituato molto di più a sollevare di peso gente nella sua carriera, nella sua categoria di peso, si è trovato a dover fare un lavoro già titanico. Double knee attack che viene convertito in un Boston Crab e tiene l'angolo alto. Guarda che angolo alto. Sta cercando anche di spostarsi verso il centro, e eccolo. Ora. E adesso mi sa che è finita. Questa è una di quelle robe da cui non si esce. No, anche perché pesa Tsuji. No! Pesa, sì. Già di Akira! Che forza! Ce l'ha che fatta forza, di braccia! Francesco Akira! Trascinato di forza. E di nuovo Tsuji è qua. Sottomesso dai, davanti al suo pubblico, dai, Francesco. Pardia sarebbe uno smacco. Lui non ci sta. È per questo che lui sa che non può mollare. Guarda, Tsuji lo fa soffrire. Guardalo, sta lì, è lì che si sta avvicinando. Quella mano. L'assoluto dolore di nuovo, fisico. Rantola. Prende la corda. Ce l'ha fatta. Avrò bisogno di un gin tonic fresco dopo questo incontro. Mamma mia, e guarda. Un po' di tempo per me stesso. E intanto complimenti alla telecamera, anche all'operatore della camera, per quel primo piano sul volto di Francesco Akira. Incredibile. Questa è la scorsa job. Senza dubbio, tutti, tra l'altro, ballo dei debuttanti. Attenzione Akira. Guarda, si è barbicato alla gamba di Tsuji per impedire di correre, di pigliarglielo in faccia. Me lo molla. È intelligente Akira, eh? Yota Tsuji sta prendendo troppo tempo. E infatti allora si prende anche uno schiaffo per i suoi servizi. Guarda, le stesse mani, proprio mano aperta. Cambio di ceffoni. Questo è puro resu. Lo so, questo fa un marcaino. Io so questo. Porca miseria. Uff. A mano aperta si trovano, in mezzo al ring, faccia a faccia. Questa è una dichiarazione di rispetto reciproco, nonostante ci sia un antagonismo viscerale. E ora un altro schiaffone in faccia da parte di Tatsuji. E prontamente risposto. Tsuji, Akira, guardate il fuoco tra questi due, è il fireball, una mitragliatrice ora. Ma Tsuji è più potente, ancora in piedi. Akira lo evita e lo becca. L'ha parato un pochino quel calcio, quindi riesce a rispondere con una headbutt, una capocciata nella base del collo. Tsuji ha bisogno di prendere fiato, Carica il braccio, forearm. E ora prende la rincorsa. Attenzione, Akira lo evita. Ed è Tsuji che evita Akira. Sta correndo, Tsuji si ferma, close line. E lo ribalta Kuka. Lo piega in... Lo devasta. Che talenti. Incredibile, attenzione, vediamo... Tsuji, mi sa che questo potrebbe essere la fine. Corsa, ginocchiata in faccia. Akira è intelligentissimo. Il fuoco di Akira. Speedfire. Uno, due. No! C'è ancora Tsuji. Si è salvato. La deve chiudere, non può temporeggiare. Sta aspettando che si alzi un attimo perché io so cosa sta per arrivare. Io lo so. Fireball devastante alla nuca. 1, 2, 3. Francesco Akira Ichiban. E tu sei a battere sul ring. Akira is above the stars of God. Francesco Akira, voce jumper, incredibile, che match, che incontro.
che spettacolo, incredibile. Francesco Akira, queste sono le ragioni per cui siamo qua, queste sono le ragioni per cui siamo qua, per cui facciamo quello che facciamo e amiamo quello che amiamo. Oggi Francesco Akira is above the stars of God, con il suo titolo, davanti al suo pubblico, davanti al suo popolo, campione trionfante sopra Yota Tsuji, un competitore incredibile. Non ha niente di cui vergognarsi anche lui. Nessuno delle persone che oggi ha messo piede in quel ring ha qualcosa di cui vergognarsi. Che show pazzesco, che main event pazzesco. Attenzione, Francesco Akira dice qualcosa, ci vuole dire qualcosa. Silenzio. Il ringraziamento ci vuole. Sarò veloce perché è mezzanotte e mezza, tutti vogliamo andare a casa, ok? Ci siamo divertiti, vi siete divertiti? Questo era il primo show di squash a Jobber e penso che abbiano fatto un grandissimo debutto, quindi fategli un applauso. Applauso, è vero. Il coro è tutto meritato. Per me è un piacere ritornare in Italia dopo che ho avuto degli infortuni l'anno scorso, ma ora sono tornato e sono tornato con qualcosa che nessun italiano aveva mai fatto prima. Nessuno prima di me l'aveva fatto. Questo è anche grazie a voi, grazie a Scotia Jobber, grazie alla Rising Sun, grazie alla SW e ogni promotion che mi ha dato una chance. Ma grazie soprattutto a voi, va bene? Grazie. Adesso fai partire la mia musica e andiamo a farci una doccia, ok? Doccia, anch'io ho bisogno di una doccia, grazie Francesco Akira. Credo pure io. Parole importantissime di Francesco Akira. Incredibile, grazie a tutti, grazie a tutte le promozioni italiane. Fa tutto il giro. Grazie a ogni singolo membro di questo pubblico, grazie a tutti voi che state guardando questo show da casa. Grazie a te Luca, io sono Marco Piva, alla prossima. Grazie a te Marco.